Assaporare i gusti e ammirare i colori d'Abruzzo? La risposta è mediterranea. La mostra mercato dell'agroalimentare abruzzese, giunta alla 31esima edizione, si conferma punto di riferimento per tutto il settore primario regionale. Nell'edizione 2016 però si è andati oltre i confini del territorio abruzzese e, in ossequio al nome che richiama la matrice comune del Mare Nostrum, ospiti della giornata inaugurale della mostra sono stati i rappresentanti delle istituzioni e degli importatori marocchini. Il paese nordafricano è tra i pochi, se non l'unico, ad offrire in quella parte di mondo condizioni economiche di sicurezza favorevoli ad instaurare commerci con l'Italia e l'Abruzzo. Per questo, prima e durante Mediterranea, la Camera di Commercio di Pescara ha organizzato dei B2B per far incontrare le imprese con i buyers nordafricani, facendo apprezzare loro le eccellenze enogastronomiche del territorio. Una settantina di incontri divisi in due giorni per internazionalizzare, così come si dice in gergo economico, aprire cioè nuovi mercati e nuove possibilità di business per le imprese agricole abruzzesi. E la manifestazione della Camera di Commercio di Pescara che ha più tradizione. Da questo punto di vista ogni anno abbiamo sempre cercato di innovarla. Come vedete qui è un ambiente completamente diverso dall'anno scorso. E quest'anno c'è la novità di questo scambio con il Marocco, rappresentato dal vice ambasciatore, insieme a degli importantissimi buyer. C'è il primo distributore commerciale marocchino qui presente, che incontreranno circa credo una venticinquina di aziende. Tra oggi e domani ci saranno circa una settantina di incontri, per cui siamo soddisfatti perché molte aziende hanno richiesto questo paese, che in questo momento, viste i parametri di sicurezza e di tranquillità, è ricercato dal punto di vista delle esportazioni italiane. In effetti il Marocco è la porta del Nord Africa e dell'Africa centrale, rappresenta un paese comunque che ha più sicurezza rispetto agli altri. Sì, e tra parentesi c'è una fortissima presenza di aziende italiane, dall'agroalimentare all'edilizia, penso anche agli impianti solari. C'è molta richiesta di energia alternativa in Marocco in questo momento, in vari settori. E dispiace, come diceva lei, che l'Africa del Nord non abbia la serenità del Marocco, ed è l'augurio, l'auspicio che tutti ci facciamo e facciamo a quei popoli, perché per noi sarebbe importantissimo che mercati così importanti, anche con importante potere d'acquisto, tornino a una serenità per cui le nostre aziende possono facilmente accedere a quei mercati. È importante per le aziende espandersi, creare nuovi mercati, e ci dicevano oggi che i prodotti abruzzesi, però quelli dell'enogastronomia, non sono molto conosciuti in Africa. L'Africa, diciamo, noi siamo molto conosciuti come dieta mediterranea, anche se stasera ci sarà uno chef stellato marocchino che userà la nostra carne e il nostro pesce, perché alla fine peschiamo dallo stesso mare, loro pescano anche dall'Atlantico, però c'è un'affinità, mi spiegava Sua Eccellenza il vice ambasciatore, tra il tipo di cucina italiana e quella marocchina, diversa perché quella marocchina è più speziata, ma sicuramente usano il pesce, usano la carne come la usiamo noi. Poi è chiaro, la nostra cucina sicuramente non è speziata come quella del Nord Africa in generale. Noi siamo soddisfatti perché, poi mi dimenticavo di dire, che quest'anno ricorre il 20 anni del consorzio aprutino dell'olio, per cui ci sarà questa specie di happening dell'olio. L'ultima serata ci sarà un importante chef nazionale stellato, che appunto è di un importante ristorante di Milano, che utilizza solamente olio abruzzese, per cui l'invito a chi vorrà venire è anche di assaggiare i prodotti che sono qui in vendita. La stragrande maggioranza sono abruzzesi. Per gli ospiti marocchini
sarà sicuramente un'occasione per assaporare il territorio, anche magari non potendolo visitare per intero, però insomma i sapori e i colori dell'Abruzzo si ritrovano in questa mostra. Noi cerchiamo di fare del nostro meglio e di mettere in mostra quelle che sono le peculiarità del nostro territorio dal punto di vista enogastronomico. D'altronde l'enogastronomia abruzzese, il vino, l'olio, la pasta, è inutile che lo ripeta, continuano a darci notevole soddisfazione da quel punto di vista. Diciamo, nonostante la crisi abbia preso a 360 gradi, i prodotti dell'agricoltura, della nuova agricoltura, soprattutto questi prodotti di nicchia di grande qualità che i nostri produttori riescono a mettere in campo, ci hanno tra virgolette un po' salvato. È chiaro che abbiamo bisogno e necessità di numeri diversi, però l'agricoltura oggi sta dando lezioni importanti anche agli altri settori. In questo senso ritorniamo ai B2B che si stanno svolgendo. La Camera di Commercio è impegnata per cercare di aiutare le imprese ad allargare il proprio mercato. Sì, c'è fame di internazionalizzazione. Le piccole e medie aziende abruzzesi, tutto è dovuto, è chiaro, al calo di circa 12 punti del mercato interno che c'è stato negli anni neri della crisi, però tutto questo ha creato un fenomeno positivo che è stato quello dell'avvicinarsi appunto a cercare di internazionalizzarsi, perché poi dirlo è facile, farlo è completamente diverso. Bisogna conoscere le regole di determinati paesi, bisogna conoscere l'accesso al credito per andare all'estero, tutto un sistema completamente nuovo. Però da parte delle piccole aziende abruzzesi c'è stata una grandissima risposta. Le dico semplicemente che negli ultimi 6-7 anni nel centro-estero delle Camere di Commercio abruzzesi giravano circa 180-200 aziende, oggi siamo quasi 1.500, per cui c'è questa fame di esportazione verso paesi soprattutto sicuri come il Marocco. Ho la fortuna di avere con me una delegazione molto importante di imprese marocchine del settore agroalimentare. Stasera assisteremo ad uno spettacolo unico di commistioni, diciamo, di due cucine magnifiche, la cucina italiana e la cucina marocchina. Abbiamo la fortuna di avere questo chef pluripremiato marocchino, Marwan Boumedi, che è una figura molto conosciuta in Marocco e che rappresenta il gruppo Raal, che ci dedizzerà con uno show cooking dove ci sarà comunque questa fusion tra cucina italiana e marocchina, e insomma ci saranno delle rivisitazioni e ci saranno comunque nuovi spunti, però sono sicura che ci sarà molto molto da lavorare. E il Marocco è molto interessato alle eccellenze italiane, un paese molto attento alla qualità, quindi sono veramente sicura che ci sono tutti i presupposti, insomma, per una collaborazione sicuramente importante. Al momento quanto sono conosciuti i prodotti abruzzesi in Marocco? Per il momento credo poco, perché a parte De Cecco non credo che ci sia una grande rappresentanza, poi posso sbagliarmi, non credo che ci sia una grande rappresentanza di prodotti abruzzesi, però ci sono comunque altre aziende non agroalimentari, c'è la Fater presente in Marocco, ci sono altri però non del settore agroalimentare. Abbiamo ricevuto delle delegazioni di operatori marocchini, abruzzesi in Marocco, e siamo comunque sempre aperti, insomma, come Camera di Commercio, ma è un crescendo, diciamo, per l'agroalimentare, insomma, abbiamo cominciato da poco, grazie alla possibilità che la Camera di Commercio di Pescara ci ha dato.
noi siamo già molto contenti per l'invitazione della Camera di Commercio di Pescara e dobbiamo anche dire grazie mille per la Camera di Commercio italiana in Marocco, a Casablanca. C'è opportunità, altissime, grandissime opportunità per gli italiani di questa regione. E dobbiamo dire anche il benvenuto a tutte le aziende italiane in Marocco, perché c'è la possibilità di fare tantissime, tantissime cose nel nostro paese, da tantissime opportunità per le aziende italiane. Come sapete, il Marocco è la porta dell'Africa, dà molti vantaggi per gli investimenti italiani. Saremo veramente molto contenti di questa partnership tra i nostri paesi. E poi c'è una mancanza, un vuoto per quanto riguarda l'interesse delle aziende italiane, soprattutto in queste zone del sud Italia, centro d'Italia. Abbiamo tantissime aziende italiane presenti nel mercato marocchino, ma maggior parte sono del nord dell'Italia. Invece i prodotti di queste zone sono dei prodotti di altissimo livello e per quello siamo qui adesso, per trovare i nostri partner di questa zona con chi possiamo fare tantissimi business. Mediterraneo è un racconto meraviglioso del nostro Abruzzo attraverso i prodotti tipici, i prodotti eccellenze della nostra regione. Voglio complimentarmi con la Camera di Commercio che cura questo evento meraviglioso di promozione della filiera corta, del chilometro zero. Raccontiamo l'Abruzzo, le nostre eccellenze, anche e soprattutto i prodotti dell'agricoltura, e qui vengono rappresentati i migliori prodotti dell'agricoltura abruzzese. Siamo alla 31esima edizione, insomma questa manifestazione ha raggiunto una certa maturità e lo testimonia proprio il gemellaggio oggi con il Marocco. Un gemellaggio assolutamente lungimirante con il Marocco, con la cucina di quel territorio, con i nostri prodotti che ben si coniugano con una serie di realtà italiane ed estere. Complimenti davvero alla Camera di Commercio e complimenti davvero ai nostri produttori, ai nostri imprenditori agricoli che sono divenuti sempre più protagonisti dell'economia regionale. Mediterranea incorniciata all'interno del Marina di Pescara, dunque, volge il suo sguardo verso sud e Pescara, che da sempre si propone come capitale della macroregione adriatico-ionica, può proporsi anche come hub del Mediterraneo, dal quale non arrivano solo problemi, come ci racconta la cronaca di questi mesi, ma anche opportunità. Si dice sempre che Pescara ha la vocazione di essere un po' il fulcro del Mediterraneo e dell'Adriatico, insomma questa manifestazione, se ce ne fosse bisogno, ne dà una conferma. Mediterranea è giunta alla sua 31esima edizione. Se una manifestazione dura 31 anni vuol dire che è una manifestazione di qualità, e questa manifestazione di qualità ha accompagnato la crescita del nostro settore enogastronomico lungo 3 decenni. Da allora a oggi è passata d'acqua sotto i ponti, oggi è un comparto molto importante del nostro PIL regionale, un comparto assolutamente in controtendenza rispetto ai dati, cioè con fatturati in crescita. Per questo ci sembra questa in corso un'occasione lieta, felice, che testimonia un'iniziativa in cui veramente Pescara diviene il cuore del Mediterraneo. Qui ci sono ospiti che vengono proprio da tutte le aree del Mediterraneo e quindi ci accingiamo a tagliare il nastro per questa 31esima edizione. Tra l'altro questa sera ci sarà uno show cooking in cui ci sarà una fusione tra prodotti abruzzesi e prodotti marocchini. Sì, oggi si sperimenta questa sera, ho sentito delle lodi a proposito dello chef, non sarò io a verificarlo, ma un'autorevole giuria potrà dare il suo responso. Sugli ospiti marocchini cosa possiamo dire? Insomma, un'occasione importante di scambio commerciale, anche di crescita per la città di Pescara. Certamente, io penso che il confronto e l'incontro con culture e sensibilità diverse della nostra sia sempre una ricchezza, specie in un ambito, quello dei rapporti economici, che insomma ha bisogno di iniziative concrete.
iniziative concrete nascono anche grazie a occasioni come queste in cui ci si confronta e si, diciamo, fa vedere qual è la nostra offerta enogastronomica, per cui credo che anche questa sarà un'edizione di successo. C'è la capacità da parte dei prodotti enogastronomici di raccontare anche il territorio anche se non lo si vede con i propri occhi, insomma anche questa è una bella occasione per mostrare l'Abruzzo anche se non, magari non lo si può visitare per intero. Non lo si potrà visitare per intero, però lo si può assaggiare nelle sue specialità tipiche che qui trovano un palcoscenico assolutamente all'altezza e da quello che insomma ho captato in giro i nostri ospiti hanno già gradito. Il gemellaggio tra Abruzzo e Marocco è stato sancito dalla cena fusion dello chef Marwan Boumidi, che ha proposto un menù marocchino realizzato con prodotti abruzzesi. Fuori, tra gli stand, è proprio la filiera agricola regionale a troneggiare: olio, vino, pasta, formaggi, ortaggi e verdura, frutta, carne e salumi, il meglio della produzione che si sta affermando a livello nazionale ed internazionale. Parlavamo di promozione del territorio, allora cosa sta facendo la regione per spingere ancora di più l'agroalimentare? Stiamo pubblicando a ritmo continuo i nuovi bandi del piano di sviluppo rurale, ad oggi ne abbiamo pubblicati 8, abbiamo messo in campo oltre 50 milioni di euro della nuova programmazione, da qui a un paio di mesi pubblicheremo altri 5 bandi della programmazione per stimolare ancora di più la competitività delle nostre imprese. In queste ultime settimane abbiamo promosso una campagna forte per il chilometro zero affinché i prodotti del nostro territorio siano serviti all'interno delle strutture pubbliche e private, all'interno delle mense scolastiche, delle mense, delle alze, ma anche e soprattutto all'interno dei nostri chalet, dei nostri alberghi, dei nostri ristoranti, affinché noi possiamo raccontare l'Abruzzo con il nostro mare, con il nostro Gran Sasso, con la nostra Maiella, ma anche e soprattutto con il nostro vino, con il nostro olio, con i prodotti orticoli, con il nostro miele, con il nostro zafferano. Così riusciamo a promuovere il nostro Abruzzo nel miglior modo possibile. Poi all'interno degli vari stand ci sono tanti prodotti biologici, anche questa è una nuova strada che sta seguendo l'enogastronomia abruzzese. Il biologico rappresenta una nicchia importante dell'economia agricola regionale, oltre 1600 imprese sono coinvolte con questo sistema di produzione, noi abbiamo appena pubblicato il nuovo bando sul biologico, il secondo dal 2015 ad oggi, che vuole incentivare e sostenere con forza il biologico nella nostra regione, ma soprattutto sostenendo a livello di esportazione questo settore così importante. Siamo riusciti a fare dei numeri brillanti negli anni passati e siamo certo che con l'impegno dei nostri produttori innanzitutto possiamo dare una spinta ulteriore all'economia agricola regionale. Tornando a Mediterranea, questa 31esima edizione sicuramente è un passaggio importante perché si è scollinato il 30esimo anno, la Camera di Commercio starà già lavorando alla prossima edizione, qual è il futuro di questa manifestazione? Beh, intanto il futuro di questa manifestazione sarà con un nuovo soggetto che dovrebbe essere, anzi sarà sicuramente la Camera di Commercio di Chieti Pescara, per cui dovrà espandere la sua influenza anche alle aziende chietine, ma già oggi molte aziende chietine sono qui a Mediterranea. Dobbiamo dare un taglio sicuramente di maggior visibilità, di respiro sempre più ampio, perché le ribadisco, oggi l'agricoltura, i prodotti abruzzesi, al di là dei classici, quelli forti, che oggi c'è un'economia che sta nascendo da un'agricoltura di grande selezione dei prodotti, di grandissima qualità dei prodotti, che stanno dando lezione, stanno penetrando mercati fino a ieri impensabili. Prossimamente andremo in Iran, questo già le fa capire quanto c'è voglia di estero e quanto c'è voglia di vendere e di farsi conoscere all'estero.